Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi con questo video vi porto una novità pazzesca perché, come vi avevo anticipato nelle news di FIFA 23, quest'anno sono stati introdotti gli stili di corsa, ovvero determinati modi di accelerare che cambiano a seconda dei differenti calciatori. Ebbene, è stato scoperto che andando ad applicare determinati stili di intesa è possibile andare a modificare per alcuni calciatori lo stile di corsa e vi andrò a mostrare come, quali sono gli effetti prodotti e soprattutto quali sono i giocatori più interessanti con il quale farlo. Sto parlando del sistema Accelerate, quindi se qualcuno si fosse perso la novità facciamo un breve recap, ovvero ci dicono gli sviluppatori un'espansione del sistema di movimento che divide i giocatori in archetipi 11 e questo ci permette di avere più modalità di accelerazione per differenziare meglio diversi tipi di giocatori presenti su FIFA 23. Questa funzione prende spunto dalle differenze già esistenti nella realtà, dove anche i calciatori con velocità simili possono muoversi in maniera molto diversa in campo e la maggior parte di questi, ci dice, adotterà il tipo di accelerazione predefinita detto controllata all'interno del gioco, però ce ne sono altre due nuove, ovvero l'esplosiva e la prolungata. Andiamole a vedere però nel dettaglio. L'accelerazione controllata, che è quella adottata dalla maggior parte dei giocatori, permette di accelerare in maniera difforme, quindi accelerazione e velocità scatto andranno bene o male di pari passo, e questo è il caso di giocatori come Son, che verificando su siti come foot.gg o footbin, alla voce Accelerate, vedete, hanno appunto lo stile controlled, ovvero controllato. Per quanto riguarda però l'esplosiva, questa si applica ai giocatori brevilinei e più agili, in grado di coprire rapidamente corte distanze e di anticipare gli avversari sacrificando la velocità nel lungo periodo. Questi giocatori sono più scattanti sul primo passo, ma tendono a rallentare successivamente. Cosa significa questo? Che dunque tenderanno a favorire l'accelerazione nonostante abbiano comunque una velocità scatto elevata. È il caso questo di Maximin, che se andiamo a vedere appunto presenta l'accelerate di tipo explosive e nonostante abbia 90 di velocità scatto e 91 di accelerazione sarà molto più veloce sui primi passi andando poi a perdere qualcosina sul lungo. Per quanto riguarda invece lo stile di corsa prolungato, questo si applica ai giocatori più alti e forti fisicamente che necessitano di più tempo per mettersi in moto, che però possono raggiungere chiunque, addirittura superarlo, a patto di avere abbastanza metri a disposizione. Dunque questi giocatori partono più lentamente, ma tendono poi ad accelerare alla distanza. Quindi sono giocatori che prediligono una velocità scatto sull'accelerazione, e questo è il caso di Haaland, per esempio, che ha 82 di accelerazione ma addirittura 94 di velocità scatto, e visto che è un giocatore di 1,95 m, dotato di un'ampia falcata, riesce a coprire poi sul lungo ampie porzioni di campo. In poche parole, i giocatori esplosivi risultano più efficaci sulle brevi distanze e negli uno contro uno, mentre quelli dotati di una maggiore progressione possono sfruttare meglio gli spazi, ad esempio in contropiede sul lancio filtrante. Il tipo di accelerazione viene assegnata automaticamente in base ai giocatori, quelle che sono gli attributi di altezza, agilità e forza. Ed è proprio qui che noi possiamo andare a giocare e abbiamo scoperto che è possibile cambiare gli stili di corsa di determinati giocatori applicando gli stili di intesa, perché sebbene l'altezza ovviamente sia un parametro fisso, non è che lo annaffiate domani mattina Maximin è 2 metri, però con gli stili di intesa è possibile andare a giocare con le statistiche dell'agilità e della forza. E vediamo nel dettaglio quali sono i parametri che bisogna soddisfare. Per avere uno stile di corsa esplosiva, il giocatore deve avere più o uguale di 65 di agilità, la differenza tra agilità e forza deve essere maggiore o uguale a 15, l'accelerazione maggiore o uguale a 70, l'altezza minore o uguale di 1,80 m, quindi in questo caso ci riporta come esempio Vinicius Junior o appunto Maximin, che è 1,73 m e soddisfa anche tutti gli altri requisiti. Per quanto riguarda la corsa prolungata, invece la forza deve essere maggiore o uguale di 65, la differenza tra forza e agilità, quindi si scambiano in questo caso l'ordine dei due fattori, deve essere maggiore o uguale di 15, l'accelerazione maggiore o uguale di 50, l'altezza maggiore o uguale di 1,74 m. Ad esempio Virgil van Dijk, oppure come vi ho detto io in precedenza Haaland, ma infatti anche Virgil è un altro ottimo esempio, perché è un giocatore che ha una bassissima accelerazione ma una grande velocità scatto e quest'anno non risulta per niente lento, anzi. Per quanto riguarda invece la controllata, tutti i giocatori che non rientrano nelle altre due categorie, come ad esempio Son.
Quindi che cosa potete fare voi? Prendendo come riferimento lo strumento di Footbin, voi partirete dalla carta di Cristiano Ronaldo che si presenta con il suo stile di corsa controllato, che potete vedere anche qui sotto. A questo punto, avendo visto tutti quelli che sono i parametri che vanno rispettati, potete dire: ok, ma io a Ronaldo, se gli volessi modificare lo stile di corsa, come posso fare? Allora magari gli potete mettere un cecchino e vedete che non cambia niente, finalizzatore non cambia nulla, predatore uguale, cannoniere nemmeno, falco nemmeno, artista nemmeno, però poi arrivate su architetto, aspettate che si è buggata la pagina, e guardate qui che cosa succede. Lo stile di corsa diventa lengthy perché arriviamo a 92 di forza, l'agilità è 77, 92 meno 77 fa esattamente 15, il giocatore è alto più di 1,74 m ovviamente, ha più di 70 di accelerazione ed eccoci qua che abbiamo trasformato il nostro Ronaldo in un giocatore dallo stile di corsa prolungato, che quindi nonostante abbia in questo caso un 79 di accelerazione, andrà a recuperare grazie al fatto che 1,87 m è comunque dotato di una discreta velocità scatto. Lo stesso discorso lo possiamo fare ad esempio per un Marquinhos. Ancora una volta lui si presenterà in questo caso con il suo stile di corsa controlled, però andiamo a vedere che è un giocatore di 1,83 m e in questo caso abbiamo una forza di 78 e un'agilità di 68, quindi la differenza è 10. Se noi andiamo a modificare ancora una volta questo parametro, ecco qui che Marquinhos diventa anche lui un giocatore dalla corsa lengthy e prolungata. E questo è ottimo, capite bene, perché già Marquinhos è molto veloce nel rapido, andando a fare questo andrà a guadagnare tantissimo anche nel lungo. Questa feature secondo me è molto importante soprattutto per i difensori, che guadagnando questo stile qua, nonostante non siano velocissimi, possono recuperare gli attaccanti che sulla carta sono più veloci. Ultimo esempio che vi posso fare è quello di Valverde, anche lui si presenta con la sua carta controlled, 1,82 m di altezza, 79 di forza e 76 di agilità, quindi già ha più forza rispetto all'agilità, capite che si può intervenire, ad esempio gli andate a mettere architetto ed eccoci qua che il suo stile di corsa diventa prolungato. Ora, una precisazione che io vi vorrei fare su questo argomento, perché non credete che questo cambio di corsa sia sensato su tutti i giocatori. Non è detto che andare ad applicare il lengthy vi faccia svoltare con chiunque, perché se voi andate ad applicare uno stile di corsa lengthy su un Valverde che è comunque 1,82 m e ha un body type che non si sposa bene con questo tipo di scatto, le differenze che vedrete ovviamente non sono grosse. Tuttavia, se invece un cambio del genere me lo andate a fare su un Cristiano Ronaldo, che è un molosso di 1,87 m e sposa benissimo le caratteristiche della corsa lengthy, e allora sì che andate a fare veramente un bel salto di qualità e potete rinvigorire dei giocatori che sulla carta non sono validi come altri. Quindi, bene questa feature, ottima scoperta, cerchiamo di utilizzarla in maniera intelligente e non pensiamo di aver scoperchiato il vaso di Pandora, perché non è vero che è una roba totalmente rotta e si applica così con la benda a tutti quanti i giocatori. Ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ricordo che ovviamente per qualsiasi cosa potete chiedere nei commenti e io vi risponderò, o potete passare live, trovate il link in descrizione. Spero di essere stato abbastanza chiaro, fatemi sapere cosa ne pensate di questa feature, di questo nuovo meccanismo che è possibile andare ad azionare con gli stili d'intesa. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, Sandone Liberoschi. Ciao.